finito. Cristo. Io ho curato la trama della tonaca da stoffo, ho modificato un po' l'attrezzo, una parte dall'altra, e adesso lo bagno prima di chiuderlo nel sacco plastica per vedere che fine farà, se rimarrà in creta secca, per cui una buona probabilità che vada distrutto, o se diventa una scultura degna di essere vissuta e vista. L'ho firmata, adesso non so se si vede lì, vediamo, facciamo una zoomatina. Sì, Montelli 23. Questa è un po' la tessitura della... panneggio. Ispirato dal Bruto di Michelangelo. Insomma, praticamente questo è il lavoro finito per il momento. Adesso lo chiudo nel suo sacco. Quindi troverò un posto. Devo ringraziare Francesco Di Michele per avermi ispirato a fare questa scultura, con la speranza che l'arciprete possa apprezzarla e tirarci fuori i soldi per farla nascere come opera d'arte. Io non ci credo, perché altri ci credo zero, però a volte le opere nascono con delle finte da una parte. Volevo poi spiegare tutto il fatto della sindone eccetera così, ma non ne ho voglia, la spiegherò solo se succederà qualcosa di magico che la farà uscire dalla creta. Da bambino, una ventenne, no, io l'ho immaginato così. Assolutamente non era così, con i capelli, ma forse sì, chi lo sa. Era talmente amato che se lo saranno impomatato, pettinato, imperlindato, e doveva avere un fascino particolare.